Un casolare disabitato nel comune di Colli al Metauro, in via Monte Ridolfo, poco prima dell'ingresso del paese di Serrungarina, è andato semidistrutto a causa di un incendio dalle vaste proporzioni sviluppatosi nel corso della notte scorsa. Il rustico, di proprietà dei fratelli Cecchi, un tempo abitazione dei genitori, veniva frequentato comunque da uno dei fratelli, presente anche ieri fino alle ore 20, e lo aveva adibito a deposito di attrezzi e ricovero di alcuni animali da cortile. Secondo quanto si è potuto stabilire da una prima analisi dell'accaduto da parte dei vigili del fuoco, il rogo potrebbe essersi sviluppato intorno alle 3 del mattino da una catasta di suppellettili, tra cui un vecchio divano, riposta all'esterno del casolare, a ridosso di una finestra, per cause ancora da accertare, per poi estendersi a tutta la struttura, fino a far crollare il solaio ed il tetto fatti di travi e traversine in legno, distruggendo così ogni cosa, fino all'arrivo dei vigili del fuoco. Questa mattina, poco dopo le 8, avvertiti da un passante che si trovava nei paraggi. Ci ha chiamato un amico nostro che era a passeggio con il cane e ha visto che usciva del fumo e poi ci hanno chiamato. Quindi ho chiamato subito i pompieri, e sono arrivati abbastanza presto e quindi adesso vediamo com'è. Provvidenziale è stata la presenza del passante, data la zona alquanto isolata, perché l'arrivo delle squadre dei vigili del fuoco di Fano ha fatto sì che le fiamme non si potessero estendere anche all'interno dell'altra struttura del rustico, rimanendo circoscritte al nucleo originario dello stabile. I vigili del fuoco di Fano, intervenuti sul posto con tre mezzi, tra cui una campagnola idrica, hanno impiegato 2 ore circa per avere ragione delle fiamme.